Ciao ragazzi, ben Xelia, e 5 sono questo incontro di Barley Parma, in cui ho finito 2-0 con la vittoria di Barley. Qui ragazzi, nel primo tempo ragazzi, ho già il gol dell'1-0, con qui ragazzi, gol dell'1-0 da segnali J. Rodriguez, con già il gol dell'1-0. Poi ragazzi, J. Rodriguez da segnali anche il gol del 2-0, con una bella doppietta che manda il KO al nuovo Parma di Roberto da Bersa. Qui ragazzi, prima sconfitta per il Parma da parte del Barley, una squadra di Premier League. Comunque ragazzi, prima sconfitta per gli uomini di D'Aversa, che non riescono a battere il Barley. Ma comunque ragazzi, durante la partita, ragazzi, Roberto inglese sbaglia un tiro che va verso, che punta, va, che va verso la traversa, e quindi il Parma porta il Parma in vantaggio. Per ragazzi sono state molte azioni molto mangiate, ma il Bagni si è giocato un'ottima partita che manda a KO gli uomini di Roberto D'Aversa. Comunque ragazzi, come sappiamo, io come ho detto ragazzi, anche la partita di Lecce stasera dall'Atalanta, che queste squadre ragazzi sono già molto, queste squadre non devono proprio essere sottovalutate, sono squadre già che stanno già, sono, che hanno già lavorato. Sono squadre che hanno giocato, loro hanno già lavorato, ragazzi, devo intendere che ragazzi, il Barley, che so, il campionato inglese sta anche iniziando, manca, dovrebbe iniziare in questi giorni, ad agosto, e loro è una squadra molto, le squadre, tutte le squadre Premier League sono molto preparate, e quella lui, il Barley, riesce a battere la squadra di D'Aversa con un 2 di Rodriguez. Quindi ragazzi, adesso D'Aversa ha concluso così con una brutta sconfitta, ma comunque ragazzi, il Parma poteva fare un in più in questa partita, ma il Bagnacci in questa partita ha dominato moltissimo, facendo non respirare il Parma. Comunque ragazzi, per il Parma, che gioca la squadra di Premier League, ma a difesa del Parma, meritava molto di più il Parma. Tra l'altro per me il Parma, dico la mia, che ha fatto, che è una bellissima squadra, si è fatto moltissimo sia in attacco che a centrocampo, che a porta, che in difesa. Ma comunque ragazzi, per il Parma di D'Aversa meritavano molto di più, meritavano di vincere, ma come sappiamo non bisogna mai giudicare un libro della copertina, ma allo stesso modo non bisogna mai vedere quando una squadra per me è scarsa. Ma il Parma riesce a battere gli uomini di D'Aversa grazie all'aiuto di J. Rodriguez. Quindi ragazzi, davvero è tutto, e al prossimo video noi ci vediamo con le altre amichevoli, quindi grazie a tutti, like, ciao ciao.